Allora, grazie a Laura e all'AISM per aver organizzato questa giornata. Ho, come dire, un po' ridimensionato il titolo dell'argomento del quale parlerò in questa chiacchierata, giusto qualche considerazione sugli aspetti biofisici della sclerosi multipla, della quale stiamo sentendo parlare da tanti punti di vista oggi, e quello che aveva già accennato Marco prima, che la sclerosi multipla è una malattia che colpisce la mielina nel nostro sistema nervoso centrale. Cos'è la mielina? La mielina è una sostanza costituita prevalentemente da lipidi, quindi è una sostanza grassa, un isolante, che viene prodotto da queste cellule che si chiamano oligodendrociti e avvolto lungo sugli assoni dei nostri neuroni. Quindi di fatto la mielina funziona un po' come un nastro isolante che viene avvolto intorno a un cavo elettrico. E quindi la domanda a cosa serve la mielina si può trasformare anche in a cosa ci serve un nastro isolante nel nostro sistema nervoso. Beh, abbiamo detto che la mielina viene avvolta intorno ai prolungamenti delle cellule neuronali che sono gli assoni. Gli assoni sono l'elemento di uscita dei nostri neuroni. I nostri neuroni sono cellule molto specializzate, hanno come tutte le cellule un corpo cellulare, ma poi hanno questo lungo prolungamento che è l'assone, che va poi a dare origine alle terminazioni assoniche e a prendere contatto poi con i bersagli di questi neuroni, a formare poi le reti neuronali che permettono al nostro sistema nervoso, al nostro cervello, ma anche al midollo spinale, di funzionare. E affinché quindi un neurone possa parlare rapidamente, efficacemente con i suoi bersagli, è necessario che l'assone conduca l'impulso, conduca il segnale in maniera adeguata. Ora, quando andiamo a vedere una ricostruzione un po' più realistica, questa è una microfotografia fatta al microscopio ottico di un neurone iniettato con un colorante, vediamo che gli assoni sono dei lunghi cavi cilindrici. La lunghezza degli assoni può arrivare fino a 1 metro nell'essere umano. E il diametro viceversa varia tra gli 0,2 e i 20 micrometri al massimo, quindi veramente un cilindro molto molto lungo. Io ho scritto qui che inizia la lunghezza degli assoni, può essere anche 1 millimetro, in realtà nella maggior parte dei nervi di cui sono andata a controllare la lunghezza in questi giorni, un assone è lungo almeno qualche millimetro. Ok, quindi gli assoni sono dei lunghi cilindri biologici, quindi sono costituiti da un compartimento intracellulare immerso nell'ambiente extracellulare e il compartimento intracellulare è separato dall'ambiente extracellulare dalla membrana cellulare. Ora, come in tutti i sistemi biologici, l'ambiente intracellulare contiene un liquido che si chiama, non sorprendentemente, liquido intracellulare, che è un liquido nel quale sono disciolti molti sali, in particolare il cloruro di potassio, quindi è un liquido ricco di ioni potassio, mentre l'ambiente extracellulare è un ambiente ricco di ioni sodio, è un po' una specie di mare che ci portiamo appresso da quando la vita è uscita dagli oceani. La membrana a sua volta è un sottile strato di qualche nanometro di spessore che è formato da un doppio strato di fosfolipidi, quindi ha al suo interno un nucleo ampiamente idrofobico, quindi non attraversabile da questi ioni che pure esistono e che rimangono quindi confinati ai capi della membrana, sul foglietto extracellulare e sul foglietto intracellulare, come vediamo qui, ma poi in questo mare di fosfolipidi sono immerse delle proteine, alcune delle quali prendono il nome di canali ionici proprio perché formano un poro acquoso attraverso il quale possono passare gli ioni. Quindi, se vogliamo andare a schematizzare la membrana cellulare con degli elementi di circuito elettrico, degli elementi passivi, come stiamo valutando fin qui, possiamo dire, scusate, lo squilibrio di concentrazione di sodio e potassio all'interno e all'esterno della membrana fa sì che esista un potenziale di membrana che in un neurone medio varia tra i meno 30 e i meno 70 millivolt. Ora, quando noi andiamo a schematizzare la membrana in termini di circuiti passivi, elementi passivi di circuito elettrico, possiamo vedere che esistono i canali ionici che fanno fluire ioni e quindi fanno fluire correnti elettriche fondamentalmente, possono essere rappresentati come dei resistori e
quindi forniscono delle conduttanze nel nostro circuito, e in parallelo ad esse abbiamo l'elemento impermeabile agli ioni in linea di massima, o comunque permeabile solo impermeabile agli ioni, che è la capacità di membrana, e ai capi del circuito abbiamo il potenziale di membrana. Ora, naturalmente questo quindi è un circuito RC molto semplice, fa sì che se noi iniettiamo uno stimolo, applichiamo uno stimolo a gradino alla nostra membrana, la risposta avrà un andamento esponenziale nel tempo, e la costante di tempo dell'esponenziale, che è data dal prodotto della resistenza per la capacità di membrana, in un neurone tipico è nell'ordine della decina dei millisecondi, può variare da 1 a 100 millisecondi a seconda del tipo di neurone. In compenso, essendo l'assone un lungo stimolo, cilindro, vediamo anche che se noi applichiamo uno stimolo in un punto, per esempio attraverso un generatore di corrente, il segnale, la risposta, la variazione di potenziale di membrana a distanza dal punto dello stimolo va a decrescere esponenzialmente, con una costante di spazio che anche qui in ordine tipico varia da 0,1 a 1 mm all'incirca. Quindi noi possiamo anche vedere come uno stimolo che si propaghi passivamente in un assone si attenua a un terzo del valore iniziale a distanza di 1 mm, il che ci rende immediatamente ovvio che se noi dobbiamo far percorrere a un segnale in un assone una distanza che può raggiungere il metro, la propagazione non può essere passiva, ma evidentemente il segnale viene continuamente rigenerato a distanze brevi, riamplificato a distanze brevi nel percorrere l'assone. Quindi abbiamo un segnale. Prego. Il segnale, adesso ne parliamo, il segnale è fondamentalmente un'onda di variazione del potenziale di membrana, che consiste in un aumento del potenziale di membrana, una depolarizzazione seguita da un ripristino del potenziale di membrana, che si sviluppa nel giro di pochi millisecondi e può avere un'escursione anche di 100 millivolt, e quest'onda di variazione si propaga lungo tutto l'assone con una velocità che può raggiungere anche i 100 metri al secondo. E questo quindi è ciò che ci permette, per esempio, di vedere mentre corriamo che stiamo per inciampare in un sasso e farci cambiare la nostra traiettoria in tempi molto brevi. Quindi è necessario che le informazioni si propaghino molto velocemente. Ora, possiamo definire un circuito equivalente anche per un assone. Un assone è un cavo cilindrico, e quindi ho cercato di ripescare nella mia memoria di quando studiavo elettronica, ma tanti tanti anni fa, come fosse fatto l'equazione di un cavo elettrico, che ho dimenticato da molto tempo. E però, insomma, questo è un po' il circuito equivalente. Ogni segmento infinitesimo di membrana che va a costituire l'assone è naturalmente rappresentabile con la sua resistenza e la sua capacità specifica per unità di lunghezza. Ma poi l'interno dell'assone, che è pieno di assoplasma, ha anche una sua resistenza longitudinale al flusso di informazioni. Ora, l'informazione naturalmente deve fluire lungo l'assone, parte dal soma neuronale e deve arrivare alle terminazioni nervose in cui il neurone si mette in contatto con i suoi bersagli. Quindi la corrente efficace, la corrente effettiva, è la corrente che percorre l'assone in senso longitudinale. La corrente che fluisce attraverso resistenza e capacità di membrana è una corrente di leakage, è una perdita. Quindi se noi vogliamo rendere efficace la funzione di questo assone, lo possiamo vedere in forma teorica andando a prendere l'equazione di propagazione del segnale nei cavi, ma visto proprio in termini anche più empirici, noi non abbiamo altro che due possibilità: minimizzare la corrente che viene persa attraverso la resistenza di membrana e comunque massimizzare quella che viene trasportata lungo l'assone. E ciò può essere ottenuto fondamentalmente aumentando la costante di spazio dell'assone e diminuendo la costante di tempo, perché la velocità di propagazione del segnale è data dal rapporto tra la costante di spazio e la costante di tempo.
Lo vediamo qui, la velocità di propagazione dell'onda è proporzionale alla costante, scusate, è proporzionale alla costante di spazio, inversamente proporzionale alla costante di tempo. Quindi abbiamo due strategie: o riduciamo la resistenza assonale che favorisce la propagazione longitudinale del segnale, oppure aumentiamo la resistenza verso massa, e come aumentiamo una qualunque resistenza verso massa? Isolando meglio il conduttore. La mielina ha proprio questa azione, quella di isolare il conduttore. La natura le ha usate entrambi, le usa entrambe queste strategie. I calamari continuano da milioni di anni a scappare ai predatori grazie al fatto che hanno un assone gigante con un diametro di circa un millimetro o poco meno, che fa contrarre molto rapidamente il mantello del calamare, quello schizza come un animale a reazione. Ma naturalmente, se noi andiamo a pensare che il nostro nervo ottico contiene un milione di assoni, è ovvio che non possiamo mettere un milione di assoni da un millimetro di diametro, e il nervo ottico umano ha un diametro di circa 7 mm, nel quale un milione di assoni entrano, perché alla fin fine vediamo che in un millimetro non riusciamo a impacchettarne anche 400, perché il diametro dell'assone di mammifero medio è appunto tra 1 e 10 micrometri, tra 1 e 20 micrometri. Il fatto di avvolgere la mielina intorno all'assone, come abbiamo visto all'inizio, come fanno gli oligodendrociti e come rivediamo bene in questa immagine, ha anche un altro effetto. Non solo riduce la resistenza verso massa, ma al tempo stesso, non solo aumenta la resistenza verso massa, ma diminuisce anche la capacità. Quindi di fatto negli assoni mielinizzati, che sono questi, la velocità di propagazione dell'impulso, del potenziale d'azione, in un assone mielinizzato, che è questo rappresentato in celeste, naturalmente è proporzionale anche al diametro degli assoni. I nostri assoni non sono tutti uguali, non è che io ce l'ho tutti da 3 mm e lei ce l'ha tutti da 5, ma in ciascuno di noi alcuni sono, 3 micrometri, alcuni sono da 0,1 micrometro se devono portare informazioni che non ci servono prontamente, altri che hanno invece la necessità di trasferire informazioni che ci servono per esempio per camminare, per correre, sono molto più grandi e quindi hanno un diametro di anche 10-20 micrometri come vedevamo prima, e trasferiscono e permettono la propagazione del potenziale d'azione con velocità che raggiungono anche i 100 metri al secondo come abbiamo visto. Gli assoni non mielinizzati, gli assoni giganti di calamaro non mielinizzati, che sono questi rappresentati in rosso, hanno un diametro molto maggiore perché si legge qui in centinaia di micron, ma non eccedono mai la velocità di 20 metri al secondo. Ma un calamaro è piccolo e non, insomma, un assone gigante di calamaro è lungo, 5 centimetri, e quindi 20 metri al secondo è sufficiente al calamaro per sopravvivere. E quindi questa è l'utilità più ovvia della mielina. Ce ne sono anche altre, ma in questo momento andiamo un po' di fretta, non ve le racconto tanto. Quindi in un assone mielinizzato i canali ionici sono presenti soltanto in punti specifici in cui non c'è l'isolante, perché altrimenti il segnale non si potrebbe mai rigenerare. Questi punti specifici prendono il nome di nodi di Ranvier e sono quelli in cui si trovano i canali ionici che ci servono a rigenerare il potenziale d'azione e che si propaga quindi saltando da un nodo di Ranvier all'altro, come si vede bene in questa animazione, che ci dà anche, quindi i salsicciotti sono i pezzi di assone avvolti dalla guaina mielinica, no? E quindi ci fa anche vedere come il potenziale, il segnale saltelli da un nodo di Ranvier da un tratto all'altro e si propaghi molto velocemente, mentre in un assone non mielinizzato la conduzione è molto molto più lenta. E naturalmente nel nostro organismo sono presenti anche molti assoni, molte cellule, neuroni con assoni non mielinizzati, ma di nuovo sono più piccoli e servono a essere impacchettati meglio laddove non serve di trasportare elementi che ci servono velocemente. Nel caso della sclerosi multipla, la patologia va a colpire la guaina mielinica degli assoni, che quindi si presenta così, tra virgolette, è un cartoon pure questo, però la guaina mielinica non è più intatta, la guaina mielinica è rotta e diventa mal impacchettata, e quindi quello che va ad accadere, laddove la mielina venga a essere compromessa,
è che le aumenta la capacità di membrana, diminuisce la resistenza verso massa, la conduzione dell'impulso, la conduzione saltatoria rallenta. Alle volte il potenziale non riesce più a propagarsi da un nodo di Ranvier all'altro, per cui può addirittura arrestarsi completamente la propagazione del segnale, con i deficit che accennava Marco prima, che possono essere deficit motori o sensoriali, perché se la demielinizzazione colpisce il nervo ottico, noi non riusciamo più, il segnale non riesce più a raggiungere il cervello e non siamo più consapevoli di quello che sta accadendo intorno a noi, o non riusciamo più a camminare e così via. E questo è ciò che fa il danno mielinico. Ora, in linea di principio, il danno mielinico potrebbe persino essere riparato adeguatamente, quindi si genera nella fase di infiammazione, poi l'infiammazione si attenua, il danno viene riparato, il neurone ricomincia a lavorare. E alle volte l'infiammazione colpisce non solo la mielina, questo per dire che non c'è solo la mielina nella sclerosi multipla, ma colpisce anche altri aspetti della cellula neuronale. A lungo andare comunque la rimielinizzazione non avviene più, e questo porta poi a quel processo neurodegenerativo a cui accennava Marco prima, e che fondamentalmente in ultima analisi porta alla morte neuronale. Per esempio il lassone che non è più correttamente mielinizzato non esprime più i canali ionici giusti, ne esprime altri che non dovrebbero starci, che fanno entrare troppo calcio all'interno del neurone, e un aumento eccessivo di calcio nell'ambiente intracellulare porta all'attivazione di cascate di morte cellulare, per cui l'assone degenera, e poi quando degenera l'assone alla fine degenera pure il soma neuronale, i neuroni muoiono e il danno si accumula e la malattia diventa progressiva. E con questo ho finito e vi ringrazio.